50.000 mi piace per il prossimo speed date in piscina. Bella ragazzi, carichi come mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con questo video incredibile, perché oggi ragazzi siamo in piscina. Sì. E oggi ragazzi per noi ci saranno tante donzelle, vi dico solo questo. Godo. Ve lo portate qui in villa appositamente per voi, perché oggi ragazzi ci sarà questo speed date in piscina, in cui ogni ragazza avrà 3 turni dove potrà eliminarci buttandoci dentro l'acqua. Ovviamente chi resterà un tonso asciutto avrà vinto ogni match. Quindi ragazzi non perdiamoci in chiacchiere, quanti like Gianluca per questo video? 50.000 like, grazie. Quindi ragazzi andiamo dentro con questo speed date. Piacere, sono Laura, vengo da Roma, ho 26 anni e oggi cercheremo di trovare la mia anima gemella. Ciao Laura, io mi chiamo Omar, ho 30 anni, sono del 90. I miei hobby sono viaggiare e i videogiochi con moderazione. Ciao Laura, sono Antonio, ho 29 anni, quindi sono per adesso il più giovane. Mi piace far ridere la gente, sono di Napoli e nulla, mi piace stare bene con le persone e farle stare a proprio agio. Ciao, sono Andrea, ho 20 anni da poco compiuti e mi piace tanto il calcio, mi piace tanto mangiare, mi piace anche guardare film con un'anima gemella che magari prima o poi incontrerò e nulla. Ciao Laura, sono Salvatore, ho 26 anni, sono di Torino, mi piace mangiare, mi piace ballare, ma soprattutto divertirmi. Ciao Laura, mi chiamo Gustavo, per gli amici Harry, ho 22 anni, vivo a Torino ma sono di Venezia, mi piace giocare a calcio e basta. Ciao, sono Gianluca, ho 27 anni, a dicembre farò 28, mi piace la libertà, mi piace divertirmi, lavoro in nero e niente, spero che tu sia la mia anima gemella. Ok, quindi adesso parto a eliminare. Siamo ancora lì. Ho una domanda per voi, abbastanza semplice. Cosa guardate in una ragazza una volta che la vedete? Io gli occhi, lo sguardo quindi. Parte lo sguardo e quindi il suo aspetto fisico, subito il suo modo di porsi, il modo di fare, se appunto è una persona che ride e che appunto è subito in sintonia con me. Perfetto. Io guardo il sorriso, gli occhi e poi mi sta simpatica, normale. Perfetto. Di sicuro non gli guardo il viso perché non ci arrivo. Mi fermo molto prima, però tutto a conoscerla. Perfetto. Allora, pardon. Che vinca il migliore. Allora, siamo allo scontro finale. Devo decidere, quindi ho due domande un po' più toste. Sì. Allora, preferite una serata tranquilla a casa, belli rilassati, oppure in discoteca tutta la notte? Preferisco la serata in discoteca perché ci lavoro, quindi sono abituato, è il mio habitat. Habitat naturale. Ti farei entrare gratis, bere gratis. A parte questa corruzione, io se mi trovo bene con una persona, praticamente il contesto sì, può fare la differenza, ma quello che fa differenza è sempre la persona che ho davanti. Quindi se sto a casa, se bevo un drink, un aperitivo, discoteca o tutto, la persona fa sempre la differenza. E poi questa è una domanda ancora più pesante. Volete famiglia nella vita? Cioè, volete figli? Io sì, il mio sogno è avere due gemelli. Anche io, il mio sogno è che lui abbia due gemelli. No, ok. Dipende sempre dalla persona, cioè se la relazione matura arriva a quel punto e quindi ok, sì, però non quindi è... Quindi è una cosa da discutere insieme. Sì, non è una decisione che secondo me si prende. Ok, non è nel singolo, è nella coppia. Esatto. Perfetto. Ci sta, ci sta. No! No, ciao! Beh, quindi... È andata, un sì? È un sì, è un sì. Dai. Piacere. Ciao, sono Emanuela, ho 21 anni e vengo da Salerno e siamo qui oggi per trovare la mia anima gemella, speriamo bene. Ciao, mi chiamo Gianluca, ho 28 anni, 27 scusami, vengo da Chieri, provincia di Torino, spero di incontrare la mia anima gemella. Ciao, sono Ciro, ho 27 anni, mi piace tanto fare la pizza, infatti sono un pizzaiolo e se vuoi te ne preparo una. Cominciamo con la corruzione, bene. Ciao, sono Totò, vengo da Torino e ho 26 anni. Ciao, sono Marco, ho 30 anni meno 1, perché l'età un uomo non si chiede, e lavoro allo zoo. Ciao, mi chiamo Enrico, ho 22 anni, sono di Venezia, mi piace il calcio e infatti vendo magliette di contrabbando. Ciao, mi chiamo Omar, ho 30 anni, vengo da Ravenna e mi piacciono i cappelletti in brodo.
Bene, andiamo là. No! Ecco Marina! No! Okay. Allora, faccio una domanda. Siete dei tipi sportivi? Vi piace lo sport? Ultimamente vado a correre, però mi piace più fare la pizza, sinceramente. Quindi sto sul post e mi piace più sfornare, capito? Come ti ho detto prima. Io il mio sport preferito è con la forchetta. Ok. Molto, soprattutto la corsa, quando mi seguono i carabinieri con la maglietta. Sì, a me piace tanto, avrebbe più tempo per poterne far di più, insomma, però ne approfitto quando ho tempo, diciamo. Un po' di guai. Mangio già tutto da sola. Prima domanda, nel vostro immaginario futuro vorreste sposarvi presto o il più in là possibile? Già lavoro, quindi io già sto sistemato, sinceramente già mi sento pronto. Addirittura. Beh, secondo me sono cose che non si decidono, a seconda di quello che fai, diciamo, nel corso della tua vita, dell'età in cui sei, di quello che hai intorno, il momento giusto lo trovi insieme alla compagna. Ipotetica serata, stiamo insieme, i vostri amici vi chiamano per il calcetto, cosa fate? Ci si organizza, insomma, però se vuoi venire insieme a me a calcetto mi fa davvero piacere, ti dedico tutti i gol che vuoi con il mio cuoricino. Poi la pizza, ovviamente. Poi la pizza. Beh, dipende, cioè, se abbiamo già un impegno noi, ovviamente... Siamo già insieme. Siamo già insieme, ok. Andiamo insieme al calcetto, te lo propongo almeno. Poi di lì, dal tuo sguardo, dalla tua risposta, magari posso capire se far finta di aver mal di pancia oppure andare al calcetto insieme. Ok. Ciao! La pizza in Giuseppe, aiuto, capito, faccio una bella pizza, la faccio! Sono Audrey, ho 19 anni e vengo da Torino. Ciao, mi chiamo Enrico, ho 22 anni e lavoro in una fabbrica che produce narghilè. Ciao, mi chiamo Salvatore e sono di Torino, lavoro al mercato da mio padre. Ciao, mi chiamo Giuseppe, lavoro a Caserta. Ho un'impresa di mozzarelle. Ciao, sono Antonio, per gli amici Tony o Anthony o come ti pare. E niente, mi piace osservare le belle ragazze come te. Ciao, mi chiamo Gianluca, ho 13 anni, 26 all'anagrafe e ho un canale su OnlyFans perché ho delle Olè. Molto forme. Piacerebbe conoscerti, ecco. Io sono Andrea, sono uno youtuber per passione perché mi piacciono molto i videogiochi e il calcio. Di solito faccio live su Twitch. In un apocalisse zombie, che tipo di sopravvissuto sareste? Non mi chiedo troppo la domanda, Audrey. Che tipo di sopravvissuto saresti? Quello che scappa, quello che li affronta, quello che si fa mangiare, quello che si sacrifica? Io mi sacrificerei per gli altri, mi farei mangiare. Faresti bene. Io ti proteggerei la mia lussuosa dimora di mozzarelle e ci sfamiamo di mozzarelle, quindi sopravviviamo e l'ammazziamo i zombie. Beh, io come in tutti i film del genere, dovendoci essere un protagonista e una protagonista, cercherei di sconfiggere tutti e di salvare la mia amata. Tu sei identico al protagonista di The Walking Dead. Vero? Beh, quindi a tema, insomma. Allora, io ti sarò sincero, penserei a me stesso, perché altrimenti sarei ipocrita, però penserei anche ai miei familiari, prima di tutto. Quindi te stesso e familiari, io, ciao. Per ora non siamo... Per ora. Per ora. Per ora. Quello sincero, mi piacciono i sinceri. Ben Rico, buonasera. Piacere. Allora, a me piacciono le gomme da masticare. Da me in Piemonte si chiamano Cicles. Abbiamo un solo Cicles. Voi il vostro l'avete mangiato, io ne voglio un pezzo. Cosa fareste? L'ho già mangiato il mio. No, ce l'hai in bocca, lo stai masticando. Ah, continuerai a mangiarmelo. Allora, parto dal presupposto che a me le gomme non mi piacciono. Te lo do anche a... Cioè... Poco igienico, direi. Però vabbè, se lo vuoi proprio, ok. Condivido. E un'altra domanda. Serata insieme, partita di calcio, guardiamo la partita, partita Call of Duty.
E poi cosa facciamo? Beh, sono dell'idea che ci sceglie insieme. Non decido io, insomma. Ha poca personalità nella risposta, un po' più di... Ma io guarderei un film su Netflix, poi da cosa nasce cosa? Chissà cosa nasce. Bambino? No, bambino. Quello aspetta. Dopo 9 mesi. Mi spiace, ma io condivido il cibo. Ciao a tutti, sono Valeria, ho 26 anni, vengo da Roma e oggi siamo qui per scegliere la mia anima gemella. Ciao Valeria, sono Totò e vengo da Torino, sono di origine siciliana e mi piace mangiare. Ciao Valeria, mi chiamo Michael, vengo da Ravenna e piloto gli aerei. Ciao Valeria, ho 26 anni e mi piacciono le ragazze con i costumi verdi e spero di incontrarti. Io sono Gennaro, vengo da Napoli e ho 22 anni e mi piace il calcio. Io sono Thomas, mi piacciono le belle persone e faccio l'agente segreto. Ah no, vabbè non più. Ciao Valeria, sono Valerio, ho 22 anni e il mio colore preferito è il viola. Scusami. Ho una domandina un po' piccante. Che cos'è per voi l'amore? Beh, per me l'amore è quella cosa che provi pensando a una persona, la pensi quando ti svegli, prima di andare a letto e quando la guardi negli occhi. Finito con la serenata. Per me l'amore è fedeltà e sintonia. Per me l'amore è quell'istinto spontaneo che poi diventa anche razionale e può essere coltivato nel tempo. Non l'ho mai provato, non so cosa dirti. Mi dispiace. Principiante, via. Aia. Ragazzi, siamo all'ultima manche. Siete dei ragazzi fedeli? O perlomeno vi reputate ragazzi fedeli? Mi reputo un ragazzo fedele, assolutamente. Assolutamente, anche io se la persona appunto mi attira e c'è un'unione talmente forte, ovviamente non provo il desiderio per altre, quindi sì. Ok. Che cosa fareste voi per far innamorare una ragazza? No, per rimorchiare, per far innamorare una ragazza. Per far innamorare una ragazza, vabbè, di base essere se stessi. Perché alla fine sempre. Non devi cercare un qualcosa di finto, di falso, che nel tempo poi si smonterebbe. Magari cercare di far risaltare quelle che per me sono le mie doti migliori, probabilmente. A parte le cose che ha detto il mio esimio collega, tutte molto profonde, giuste, devo dire. Molto profonde, e cercherei di essere sincero al 100% e di dare quella parte di me che non do né ai miei affetti cari, amici o famiglia, ma che sono solo riservati a quella persona che meriterebbe solo lei. Quindi mi aprirei completamente solo a lei. Ci siamo. No. Beh, ciao. Braccetto? Andiamo via? Andiamo. Ottimo. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Mi raccomando, lasciate tanti bei mi piace. Vi lascerò l'Instagram di tutte le ragazze qua sotto in descrizione. Arriviamo a 50.000 mi piace per altri speed date del genere. Ringrazio tutti quanti, se volete salutare con piacere. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzuoli. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Ci ripecchiamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Oh, mamma. Oh,